Allora, dunque, per questa edizione di Fantini a cavallo, ovviamente c'è sempre il nostro partner Suzuki Sarkar. Suzuki Sarkar che ci accompagna nei vari punti nevralgici dove andiamo a trovare i nostri assassini, chiamiamoli così perché sono ancora nell'immaginario collettivo dei senesi 10 assassini, e sono insieme a Rachele Franchi. Dunque Rachele, parliamo un attimino della macchina e parliamo anche insomma della vostra passione, perché la famiglia Franchi, oltre ad avere Suzuki Sarkar, la famiglia Franchi è molto collegata al mondo dei cavalli, quindi parlaci un po' e faccio una breve introduzione. Allora, oggi siamo venuti con la Suzuki Sways, che è una familiare molto comoda, spaziosa e soprattutto con tecnologie all'avanguardia. Infatti è una full hybrid e di conseguenza i consumi si possono paragonare a quelli di un'utilitaria, quindi sono molto bassi, e questo anche perché Suzuki e noi stiamo molto attenti all'ambiente, infatti ha emissioni molto basse. E per i cavalli, sì, anche noi siamo molto legati ai cavalli, infatti però noi sul salto ostacoli, noi facciamo salto ostacoli. E questo. Quindi questo si è creato questo connubio, quant'è che ormai va avanti l'attività a livello ovviamente della Suzuki Sarkar? Io sono la quinta generazione, quindi diciamo che il Sarkar è una tradizione dell'auto a Siena da sempre, e il nostro obiettivo ovviamente è avere trasparenza con i nostri clienti, e siamo sempre a disposizione per chiunque abbia una domanda, una curiosità o comunque un bisogno, ecco. Ecco, allora auguriamo veramente di poter proseguire in questo percorso. Noi ringraziamo la Suzuki che ci ha fornito ovviamente la macchina per poter andare a giro con i nostri fantini. Ringraziamo Rachele in persona che è stata qui con noi, e speriamo allora che possa proseguire degnamente questa avventura. Io ringrazio voi per averci dato anche l'opportunità di accompagnarvi in questa esperienza bellissima, anche a conoscere tutti i vari fantini, e grazie. Grazie a voi, grazie a Suzuki Sarkar, proseguiamo il nostro cammino. Puntata di Fantini a cavallo, siamo alla scuderia di Dino Pers, detto Velluto, nato a Silanus Nuoro il 12 dicembre 1980. Siamo a 43. Allora, ha corso 9 carriere, vittorie sul momento non sono messe nel curriculum. Hai debuttato il 16 agosto del 2000 nella Giraffa con Zilata USA, poi corso 2001, 2002, 2003, 2004 e poi l'ultima carriera il 2 luglio del 2017 nel Leocorno con Quasimodo di Gallora. Allora Dino, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Hai un bellissimo ambiente qua dove ti sei trasferito, e chiaramente hai qua un impegno di preparazione sui cavalli oltre alla preparazione tua. Allora, come è andato il tuo percorso di Siena? Ma come è andato?
Siamo partiti abbastanza bene montando tutti i pali insieme praticamente, poi invece c'è stato un bello stop e poi di nuovo nel 2017 un altro palio corso, penso anche facendo un bel risultato, non vincendo, però insomma facendo figurare sia la contrada che me stesso, e poi ora di nuovo un po' di assenza. Un po' di assenza, ecco, ti sei chiesto quale potrebbe essere il motivo, quale possono essere queste scelte di non vederti a cavallo? Ma io Franco alla fine non è che c'ho da chiedermi tanto, perché penso che in provincia sono uno di quelli che ha meglio risultati, quindi alla fine io il mio fuori l'ho sempre fatto. Ecco, fuori quanti pali ha vinto? Ma diversi, ho vinto due volte Fucecchio, due volte Legnano, due volte Castiglion Fiorentino, Asti, insomma un po' di pali in giro l'ho vinto, tre volte Bientina. Non mi posso lamentare, dai. Ultima vittoria l'hai fatta al mare, ora, sì. Quest'anno nel Palio della Costa Etrusca. Palio della Costa Etrusca, sì, bellissimo anche lì, dopo anni che non si ricorreva sono riuscito a rivincere, quindi bene. Senti, perché forse non hai preso la tessera di qualche club? Può darsi, sai, non è che sono tanto studiato, quindi magari ci vuole più intelligente. Insomma, non sei in nessun giro, dai. Ma io sono nel giro mio, che uno quando è a posto con se stesso, poi va benissimo, ecco. Senti, l'inverno è stato un inverno con qualche contatto, parlo di Siena. Ma guarda, sono sincero, Franco, l'inverno è stato un inverno che comunque sia, qualcheduno l'ho visto, senza nessuna aspettativa, però insomma i rapporti con qualche contrada ce l'ho, tocca vedere il 29 cosa succede. Il 29, non hai cavalli al protocollo? No, quest'anno non c'ho cavalli al protocollo perché avevo iniziato a rinnovare il parco dei cavalli, quindi ce n'ho uno, però è un 4 anni che avevo segnato per vedere se il cavallo aveva le misure, e poi da dopo lì l'ho portato a casa, l'ho messo fermo e lo voglio presentare per il prossimo anno. Prossimo anno. Hai seguito un po' il protocollo? No, tutto il protocollo, vabbè, nel protocollo ho montato il cavallo di Stefano Vanni che prepara Tonino Coscio, ci ho fatto due corse a Monticiano, ho vinto tutte e due le volte, quindi il protocollo comunque sia l'ho seguito tutto. Protocollo l'hai seguito. Allora, raccontaci un po' qua cosa fai, come anche attività di lavoro, di allenamenti, cioè quali sono un po' le cose che gestisci? Ma qui, senti, questo centro l'ha fatto la famiglia Parri, è legato all'allevamento Legi, però sono due cose separate, e niente, in questo centro ci sono cavalli che corrono all'ippodromo, qualcheduno in provincia fuori, e poi è anche un centro che magari si domano in autunno i puledri e poi vanno a diversi allenatori a giro per l'Italia. Giro per l'Italia, una bella responsabilità. No dai, non ci lamentiamo, cavalli tutto sommato anche di un discreto valore, comunque sia anche quando sono andati via di qui hanno avuto degli ottimi risultati e fa sempre piacere. Ecco, e il tuo giudizio così su quelli che hai visto di cavalli del protocollo quest'anno com'è? Ma io penso che comunque sia, Franco, sia un bel lotto di cavalli. Non vedo due cavalli, tra virgolette, forse un pochino meglio, poi quegli altri... Abbastanza vicini. Sono abbastanza vicini, tanto farà la situazione, in che contrada tocca, posto al canape e diverse cose, ecco. E sul Parco Fantini? Ma sul Parco Fantini uguale, Franco, io penso che i Fantini ci sono, come hai detto te, bisognerebbe avere il coraggio a volte di dare le opportunità alla gente di dimostrare. L'anno scorso quali hai visti?
televisione? Sì, sì. Ti sei divertito? Ma mi sono divertito, sai, io penso che il palio è sempre una scena bellissima da vedere, quindi uno poi, ognuno può pensare e si corre il proprio palio, però insomma il palio è sempre palio. Senti, delle nuove carriere hai montato Dilata USA, Atlas, Vaigo, Zetsun, Big Beer, Zuarco, Vaigo, Amoroso, Quasimo e Gallura. E di tutti questi qual è quello che ti ha dato più soddisfazione? Ma senz'altro, senti, Vaigo è stato il cavallo che penso che anche lui è come i Fantini, è stato un cavallo sfortunato che non ha mai vinto, però se avesse vinto non aveva rubato niente a nessuno, ecco. Cioè, era un cavallo di buona prestazione, no? Sì, sì, ti ho detto, non ha mai vinto, io ci ho fatto due pali e due pali alla fine da protagonista e ti ho detto, quindi le è mancato solo di vincere. Di vincere. L'ipotesi di una tua monta, cioè la vedi possibile? Ma ci può stare, Franco, come ti ho detto, tutto va a finire nel giorno che danno i cavalli e come magari qualcheduno si piazza prima degli altri. Allora, Dino Pes, detto perduto, nove carriere, c'è stato l'inizio del 2000, poi 2001, 2002, 2003, 2004, poi stac, si è staccata la luce, perché non ha pagato la bolletta. No, dai, forse uno deve anche magari ammettere i propri errori, no? Sicuramente c'è stato anche un po' da parte mia non avere più la convinzione al massimo di provarci anche nei pali fuori. Poi a un certo punto nel 2012, vabbè, mi sono rimesso in gioco, ho riniziato a montare fuori, che subito ho rivinto subito a Legnano, a Bientina, ho riniziato insomma tutto il percorso e da lì ti scatta un po', quando le cose vanno bene è anche tutto più semplice. Sì, praticamente hai rimesso in moto tutto il macchinario. Sì, dai. Però sono contento ora, sono sincero, c'è anche forse un'altra tranquillità, anche quando uno monta a cavallo, l'esperienza ti dà tranquillità e ti fa diventare anche le cose un po' più semplici. Allora, ora fra poco vedremo Dino Pes a cavallo, qui c'è anche una pista, c'è una dirittura, poi c'è una pista, un tondino, insomma. Sì, è una pista di un po' più di 400 metri e si mette poi in una dirittura in salita di 500 metri. Qui molto puro sangue. Ma molto tutto, si prende tutto, Franco, anche perché i tempi non è che siano dei migliori nel settore dell'ippica, quindi quel che c'è da fare si fa. Allora, vediamo ora un palio per così rivedere Dino in Piazza del Campo. È il 2 luglio del 2017, Leo Corno con Quasimo di Gallura. Allora, dal 2004, dopo 13 anni, rimonti nel Leo Corno. Come è stato questo rapporto con Leo Corno? No, vabbè, il rapporto con il Leo Corno nasce con Bruno Mazzuoli, capitano, che già dal primo anno che fece il capitano comunque sia ci fu un rapporto più stretto e se si fosse presentata l'occasione mi avrebbe montato tranquillamente. Infatti con lui è rimasto veramente un buon rapporto perché insomma di pali prima di montarmi e anche dopo ne accorsi altri da capitano, però c'è sempre stato un rapporto schietto che non c'è mai stato un minimo dubbio, ecco. È stata una persona che comunque sia quando c'è stata l'opportunità mi ha fatto montare e bene così, ecco. Ecco, che poi lo vediamo il palio, com'è stato questo palio? Ma un palio che senz'altro c'era da dare un'attenzione alla nemica e
quello fu fatto e poi alla fine ci scappò anche di fare il palio e di rientrare nelle fotografie. E poi perché si è spenta la luce? Vabbè, subito l'anno dopo di luglio ero squalificato per un'ammunizione a questo palio, però c'avevo un'ammunizione anche dal 2004, quindi... La somma, cartellino rosso. Palio di squalifica e da lì alla fine, magari quando pensi che eri rientrato, poi un palio di squalifica, una serie di motivi, tante volte sono riandato vicino a montare, però per una serie di motivi uno non monta e si va avanti. Allora, vediamo se ora qualche capitano, come è stato Bruno Mazzuoli, ha fiducia in Dino Pes. Allora, vediamo il palio 2 luglio 2017, due corno, Quasimodo di Gallura, e poi dopo questo palio vediamo Dino Pes in allenamento qui nella scuderia. Aquila, girati Aquila. Entrata piancata, la mossa è valida, va in testa la selva, la torre, la giraffa, l'aquila, il bruco, leocorno, civetta, e andiamo al primo San Martino con giraffa che fa l'andatura di testa, leggero cedimento, segue l'aquila in seconda posizione, la torre, la selva, leocorno, il bruco, la civetta, ed ecco al primo casato con la giraffa che fa sempre l'andatura di testa e c'è l'attacco molto forte da parte dell'Aquila, secondo San Martino con giraffa, aquila, torre, è caduto il pantino della torre e andiamo al casato con giraffa sempre in testa all'esterno e l'Aquila che cerca di guadagnare la prima posizione, volata molto forte, hanno battuto il palco, aquila e giraffa sono le due contrarie che vanno al terzo ed ultimo San Martino con giraffa che mantiene la posizione, l'aquila all'interno ed eccoci all'ultimo casato, giraffa, aquila, leocorno ed ecco la giraffa che gira e vince il palio del 2 luglio 2017. Allora, siamo nella parte finale della nostra puntata di Fantini a cavallo con Dino Pes. Mario, già fa vedere, sta già mangiando, eh? Non perdi battuta, non perdi niente di niente. Allora, abbiamo visto anche il palio del leocorno con Dino, ti abbiamo visto poi che viene in allenamento. Io passo il microfono a Pietro, poi c'è tutto il rituale dei barberi, poi c'è il rituale della maglietta, poi c'è un sacco di cose. Allora, uso ormai questa frase che usano tutti i Fantini, vai e torna vincitore. Come sempre. Grazie Franco, buongiorno a Dino Pes, buongiorno a Mario di Foggi Bonzi, già piatto pieno, bicchiere pieno, due bicchieri per acqua e vino. Sì, con l'acqua però. Il vino no. Allora, io la prima cosa che volevo far notare anche da Samuele, non so se può andare, è l'etichetta della bottiglia di vino. 22 maggio del 2022, che è il palio di Fuscecchio vinto da Dino l'anno scorso, giusto? Sì, ecco, raccontaci anche un po' l'origine di questa bottiglia e raccontaci soprattutto la vittoria del palio. No, vabbè, l'origine è un regalo di San Pierino. La dinamica del palio è stato bellissimo perché è stata una cavalla che monto sempre in provincia io, di Luca Anselmi, che lui la prepara, io la monto. E niente, è toccata a San Pierino che ci avevo il rapporto da diversi anni, che anche lì però per una serie di motivi non c'era mai stato il modo di montarci, è toccata a lei, ci sono andato volentieri a montarla,
è poi una grande vittoria, dai. Certo, chiaramente. Senti, quest'inverno ovviamente girava la notizia, no, che hai preso il cavallo in mano della regina, no? La regina Elisabetta, venuta a mancare ormai lo scorso anno. Ecco, raccontaci un po' anche questa storia e ovviamente chi è la cavalla, il cavallo, come va, come non va. Ma il cavallo l'abbiamo comprato a Newmarket a gennaio, un cavallo che si sta comportando bene, un cavallo di 3 anni, ora l'ultima prestazione ha fatto 3 secondi consecutivi, dai, siamo contenti e niente, speriamo che vada sempre a migliorare. Ecco, senti, avendoti visto cavalcare, avendoti visto provare a partire, abbiamo notato questa sabbia molto particolare, ha un'origine speciale, insomma, quali sono le caratteristiche di questa sabbia? Già anche prima con gli operatori e con gli addetti ai lavori se ne è parlato fuori dai microfoni. Ma è una sabbia che praticamente è un tipo di terreno che attutisce la battuta del cavallo, serve per salvaguardare un po' le articolazioni, i tendini, tutto il benessere del cavallo, e poi è una sabbia che anche in condizioni meteo che piove è comunque fantastica, perché anzi più è bagnata meglio è. Ecco, quindi mantiene in forma il cavallo. E Dino Pes invece come si mantiene in forma? Perché comunque classe 1980, 43 anni, un lavoro importante. È cambiato anche l'allenamento nel corso degli anni? Ma senz'altro è cambiato l'allenamento, non è solo l'allenamento a cavallo, ma anche un po' di palestra. E poi, vabbè, qui c'è 13 cavalli, quindi da fare non manca. Il movimento alla fine è quello che è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Ovviamente ci vuole anche fortuna con gli infortuni, le acciacche e tutto quanto. Te, sotto questo punto di vista, sei stato fortunato. Ecco, Franco chiede il tovagliolo perché stanno consumando qui i dottori, stanno... No, dice Franco, ma in realtà è vero. Ecco Dino, senti, questo lungo inverno, diciamo, dal 2017 ad oggi, cosa è cambiato nella tua testa? Sei maturato o è cambiato qualcosa? Ma io alla fine sono tranquillissimo perché, insomma, nei pali fuori monto dappertutto, anche con buoni risultati, quindi andiamo avanti. Andiamo sempre avanti, sempre avanti. Continuate voi a consumare. Come sempre chiedo a Franco l'analisi del Fantino, la crescita del Fantino in questi anni, nel corso degli anni, perché Franco li ha visti bene o male tutti, da Aceto in poi, ne ha visti di ogni. Ecco Franco, dal 2000 ad oggi, cosa hai visto di particolare di Dino Pes? E tra l'altro con tanta insistenza abbiamo deciso di venire qui oggi, no? Anche nel corso dell'inverno l'avevi annunciato più e più volte. Franco, a te il microfono un attimo, poi Dino tanto se vuoi anche servirti. Allora Dino si affaccia al palio all'inizio dell'anno 2000, è un ragazzo ormai possiamo dirlo senese, anche se è nato in Sardegna, ha una bellissima famiglia, conosco molto bene il suo suocero, e praticamente lui è uno di quei fantini che è entrato nel mondo del palio, ha fatto una serie di prestazioni nell'inizio anni 2000, poi si è interrotta un attimo la musica, poi 17, come ha detto in intervista, si è ritrovato un capitano che le dava fiducia, e poi si è rispenta un po' la situazione. Perché? Perché Dino è una persona per bene, una persona molto carina, non è uno entrante, non è uno che smanetta o sgomita, è un bravo professionista, non ha avuto ad oggi quella formula di dire cazzo questo è bravo va montato a cavallo, perché lui è bravo, cioè non è che non è bravo. E come tutte le cose della vita, c'è chi ha le porte aperte in maniera facilissima, chi ha il telefono che suona, e chi invece rimane un attimo indietro. Però secondo me ha vinto ora per Pasqua nel palio dell'Etrusca, della Costa Etrusca, ha
fatto diversi risultati in tutti i pali a Spasso per l'Italia, che diciamo non è uno che non sa montare. Ok. Queste sono un po' queste manie senesi dove tipo c'è molta simpatia, c'è poca simpatia, c'è va di moda o non va di moda. Però secondo me Dino a questo giro va di moda. Speriamo. Io sono sicuro. Perché non devi montare a te non ho capito bene. Aspettiamo il 29. Ti trovi d'accordo con ciò che ha detto Franco? Spero, dai. Speri. Spero, ecco, anche dai. Sul lato magari personale ti ha descritto anche un po' ma come senz'altro. Una persona non entrante, diciamo, dal punto di vista dei rapporti. Ma non sono mai stato uno che sono andato a raccomandarmi a destra e a sinistra, quindi se uno mi monta è perché è convinto di montare Dino, non perché gliel'ha detto un altro, certo. Quindi va bene così. Senti, in vista del 29, un lotto ideale per te? Senza fare i nomi, però più o meno un lotto, quindi qualsiasi. Però ecco, anche in linea generale ti piacerebbe vedere sempre lotti alti? Ma sono sincero, tanto non è che i cavalli meglio uno nella situazione che sono io. Non è che te li puoi scegliere, sta dicendo. Quindi va bene qualsiasi cosa. L'importante è che uno monti un cavallo che possa correre. Perché se poi monti un cavallo e già parti e non puoi correre, non puoi partecipare, è inutile esserci. Chiaramente, chiaramente. Senti, quanto è grande il tuo desiderio di tornare in piazza? No, vabbè, ma io quello penso come tutti, uno abbia voglia di esserci, perché comunque sia il palio. E su questo punto. Non si discute, punto e basta, punto poi e sono basta. Stato, io parto anche dal presupposto che sono stato uno dei tanti, ma dei pochi a essere fortunato, che intanto l'ha fatto, non capita certo. A tutti non l'è toccato, quindi il desiderio è forte, aspettiamo il 29. Aspettiamo il 29, allora noi in attesa del 29 ti facciamo assaporare un po' questo profumo paliesco, questo profumo di Siena con l'estrazione del palio dei Barberi e ovviamente Mario preparati, aspetta poi adesso ci fermiamo e nel prossimo blocco di Fantini a cavallo estrazione del palio dei Barberi con Dino Pes detto Velluto e ovviamente la firma della maglia. Eccoci qui ritornati. Allora, ultima parte di Fantini a cavallo con Mario Di Poggibonsi che ci ha fatto tribolare per il cambio della maglietta. Infatti è iniziato a piovere, ci siamo spostati all'interno, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto. Tutto bruciato di dietro come sempre Mario dopo l'estate in San Vincenzo. Allora, tre giorni. Allora, adesso andiamo però sul protagonista, ovvero su Dino che adesso in questa parte finale dovrà pescare prima il Barbero e poi dovrà firmare la maglietta. Allora Dino, questo è il Barbero che pescherai, che andrà a significare la contrada in cui monterai per il palio del 2 luglio 2023. Franco mischia bene. Dino, pesca, senza guardare. Guarda noi. Ce n'è uno. Uno solo. Uno per ogni Fantino che avete fatto, No. 10, le 10 che corrono. La giraffa. Giraffa l'ha pescata già Federico Guglielmi e anche Carlo Sanna. Esatto, quindi ecco, giraffa, conosci Capitan Guido Guigiani, avete avuto rapporti in passato e immaginati 4 giorni in giraffa tra l'altro che per te ha anche un significato importante perché è la contrada con cui hai esordito.
Sì, senz'altro, dai, la contrada in cui ho esordito, Guido era Mangino quando ero fantino di contrada. Capito, quindi Guido Guigiani Capitano era Mangino quando lui sì, montò. Sì. Quindi tutta gente che conosco bene, dai. Ecco, quindi allora potrebbe barbero... essere un barbero, una contrada fortunata, quindi conosci l'ambiente, tra l'altro la Giraffa è una contrada che ha vinto l'ultimo Palio nel 2019 con Giovanni Azzeni detto Tittia e tale e quale, quindi una situazione anche tutto sommato tranquilla. Ti piacerebbe passare nuovamente 4 giorni in Giraffa? Ma perché no, dai, poi le contrade alla fine sono tutte belle perché insomma ti danno l'opportunità di esserci, quindi ben venga qualsiasi. Con quale cavallo? Con quello che vince. Con quello che vince, come sempre. Ecco, ci sono dei cavalli che ti piacerebbe montare, senza fare nomi, ma insomma hai delle idee? Ma senz'altro sì, c'è quello lì che magari preferisci di più, di meno. E poi alla fine sono anche uno e non guardo cavalli di punta perché senz'altro anche se dovessi montare non mi toccheranno mai, quindi cerco sempre di guardare qualche cosa di nascosto che magari può essere buono. Certamente, certamente. Allora, come vedete abbiamo anche preso una bottiglia di prosecco perché dopo almeno andremo a brindare. Dino, adesso un momento importante. Topico. Un momento topico con Mario di Poggibonsi, che una scena sola devi fare, ci fai perdere tempo e inizia anche a piovere. Ora come si fa? Allora, Dino, adesso te dovrai firmare la maglietta di Claudia Nerozzi, la nostra pittrice. Come vedi, qui dietro c'è scritto Pensati Franco, quindi te cosa dovrai fare? Dovrai scrivere una frase su di te con lo slang di Franco Masoni. Come vedi qui ci sono tutte le sue frasi celebri qui davanti, puoi prendere spunto da quelle, puoi prendere spunto anche semplicemente tirar fuori una cosa dalla farina del tuo sacco. Quindi alziamoci e firmiamo. Attento, la Franco. Maglietta con Dino Pes detto Velluto. Allora, pennarello, lo facciamo girare Mario? Mario girati, che così almeno facciamo vedere dove vuoi. Guarda, c'è spazio qui, c'è spazio qui, c'è spazio qui. Ma io lo voglio fare qui, guarda. Dove la vuoi fare? Qui. Ah, sulla manica, va bene. Scrivo? Scrivi, scrivi. Ce l'hai già in mente? L'altro è mancino come me, volevo far notare questo dettaglio. Vediamo che sta scrivendo il nostro Dino Pes. Un palio sul velluto. Un palio sul velluto. Firma, firmiamola. Un palio sul velluto, corso da? Ora da velluto. Per forza di cose. Allora, grazie mille Dino, rimettiamoci a sedere. Apriamo, anzi, passa prima te. Apriamo la bottiglia in attesa del brindisi. Quindi un palio sul velluto, con la giraffa, perché hai pescato la giraffa. Perché quindi no? Sarebbe un coronamento finale di una carriera che ovviamente è il sogno di tutte le persone che vorrebbero intraprendere questo mestiere. Franco, un palio sul velluto, allora, questo è l'auspicio di Dino Pes. Ma dunque, Dino ha corso già 4 pali nella giraffa. Il che significa conosce la strada, conosce tutto della contrada stessa, conosce le persone. Può essere vero, io anzi l'auguro con tutto il cuore, può essere una cosa che si rende reale e vedremo così Dino nei 4 giorni per le prove, poi il corteo storico e il giorno della carriera. Poi come andrà la carriera questo lo sa solo quello dell'ultimo piano lassù in cima, per cui significa che diventa difficile interpretare. Però nei nostri giochi delle stazioni dei barberi credo delle cose poi andranno ad essere veritiere. Questo sarà interessante seguire quello che accadrà dal 29 fino ad arrivare al 2 luglio. Allora, Dino, questo è una bottiglia di prosecco. L'aprirai te perché deve essere un auspicio per la tua monta nella giraffa o un'altra contrada, per cui significa non vogliamo precludere le altre contrade.
se arrivano anche bicchieri, noi possiamo fare l'apertura e la distribuzione del prosecco per un brindisi benaugurale a Dino Pes, alla sua carriera. Domenica vai a Castiglione Fiorentino. Lì che possibilità avete te e Giuseppe Carbone? Ma penso le possibilità ci sono, dai. Ci sono. È un palio che comunque sia tutte le tre le contrade cercano di vincere, quindi sarà molto impegnativo, però noi partiamo fiduciosi. Noi partiamo fiduciosi, io ripeto quello che ho detto precedentemente, che Dino non monti a me dispiace, che non ci sia attenzione, non capisco il motivo. Allora, apri. Vediamo la... Allora, Mario Poggimonzi, manda il bicchiere, perché... Eccolo qua, perfetto. Se lo fa ripetere due volte. No. Prontissimo. Poi il nostro Pietro. Pietro. Grazie. E il tuo bicchiere... C'è rimasto un pezzettino di rostata, l'ha visto prima, si mangiava la rostata, ma ha detto la pigli mezza con me, mi ci ha lasciato un pezzettino così, capito? Era piccolino. No, 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 no. Poi Dino mi aveva costretto a mangiarla solo io, quindi l'ho pure condivisa con te, quindi apprezza il gesto. Anche perché te lascia da poco, perché sei grasso. No. Allora, siamo al termine di questa puntata Fantini a cavallo, che è la frase che dice il comandante dei vigili urbani quando entra nell'entrone. Fantini a cavallo, brum, brum, e da lì inizia l'ultimo atto di ogni quattro giorni della nostra festa a Siena. Allora, facciamo questo brindisi che sia benaugurante di vederti a cavallo. E sarebbe bello perché, cioè, secondo me te lo meriti, perché quando una persona si sacrifica per anni e anni, quando uno tutti i giorni, perché signori questi che vediamo qui alle nostre spalle, questa è una bellissima scuderia con tanti box, con tanti cavalli, i cavalli hanno bisogno di cure, i cavalli hanno bisogno di attenzione, mangiano due volte al giorno, insomma c'è un grosso lavoro che viene fatto. E poi, come ci ha raccontato Dino nella intervista, lui ha vinto tante cose fuori da Siena, per cui non è che è uno che non esiste e che è nell'invisibile, esiste, è visibilissimo. E allora vediamo se Fantini a cavallo, anche te in quel momento monterai a cavallo, uscirai dall'entrone, la consegna del nerbo e poi il percorso per andare a due canapi, l'attesa della busta, l'allineamento e la carriera. Io te l'auguro e spero che tu possa realizzare questo non più desiderio ma realtà, ok? Speriamo, dai. Dino Pes, detto velluto. Da Dino Pes, detto velluto, è tutto. A voi studio, noi vi salutiamo, grazie di tutto.